Ciao a tutti poracci e bentornati sul mio canale. Oggi ci daremo al fai da te perché sono stato contattato da un'azienda, Xtreme Rate, che mi ha offerto alcuni accessori in prova per Nintendo Switch. E quindi è l'occasione perfetta non solo per farvi una mini recensione di queste cover, ma anche un tutorial per mostrarvi come si montano. Ora, lo sapete, non sono di certo un asso del cacciavite ed è per questo che ho invitato oggi a darmi una mano il buon Rox. Nello specifico andremo a personalizzare il Pro Controller con una scocca che ricorda i colori di Animal Crossing e trasformeremo la dock della Switch in un NES grazie a quest'altra cover dal gusto retro. Ovviamente, poracci, in descrizione vi lascio il link per acquistarle su Amazon, ma Xtreme Rate propone tantissimi accessori per Nintendo Switch in un'infinità di colorazioni differenti. Quindi se siete un po' annoiati dai colori standard della console, il mio consiglio è quello di farvi un giro sul loro negozio Amazon. Detto questo, prima di iniziare, come al solito, lasciate un bel like preventivo al video e se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche. Iniziamo! Allora, poracci, all'interno del kit fornito da Xtreme Rate troverete tutti i cacciaviti di cui avrete bisogno. Potrebbe tornarvi utile giusto un qualche utensile per far leva sulla plastica e magari un paio di pinzette per qualche connettore difficile da staccare. Comunque partiamo subito con le due viti presenti sulle impugnature da rimuovere per poter staccare i grip. Mi raccomando, come regola generale, ricordatevi sempre di sistemare con ordine ogni vite che togliete. È un'accortezza che vi tornerà utile dopo, quando dovrete rimontare le nuove shell. Ci sono ora quattro viti a protezione della copertura della batteria e una volta svitate potremo rimuovere la protezione esterna, il che ci garantirà l'accesso al vano batteria. Rimuoverla è semplicissimo, ma una volta tolte anche le 5 viti della scocca posteriore, per separare il corpo principale del controller, probabilmente avrete bisogno di farvi leva con un utensile di plastica, facendo pressione sulla linea di giuntura tra fronte e retro. Una volta riusciti a separare le due parti, fate attenzione perché sono ancora collegate dal connettore della batteria che va necessariamente staccato per proseguire con la sostituzione della scocca. A questo punto vanno tolte le viti che tengono il circuito stampato ancorato alla scocca frontale. Una volta rimosso, dovrete iniziare a togliere tutti i pulsanti e i loro gommini, disponendoli in modo da ricordarvi il loro posizionamento originale, proprio come avete fatto per le viti. Ora è il momento di prendere la nuova shell frontale e ripercorrere a ritroso tutti i passaggi fatti fino ad ora. Quindi reinserite tutti i tasti. Rimettete il circuito stampato ed avvitatelo saldamente. Inserendo la scocca posteriore, ricordatevi prima di agganciare il connettore della batteria e solo dopo incastrate ed avvitate. Inserite nuovamente la batteria. Copritela con la protezione esterna e le sue viti. E per finire chiudete il lavoro inserendo le due nuove impugnature. E il gioco è fatto. Passiamo ora alla dock. Il principio è lo stesso, quindi cercate di mantenere sempre un vostro ordine per ritrovarvi facilitati quando dovrete rimontare tutto quanto. Partiamo con lo staccare il coperchio esterno. Le prime 8 viti da rimuovere saranno di due tipologie diverse, 4 corte e 4 lunghe, 4 corte e 4 lunghe, e queste saranno nella zona copertura del circuito stampato. Una volta messe da parte le viti, potete staccare la cover posteriore, arrivando così subito al circuito stampato. Per rimuoverlo, dovrete prima staccare il connettore della batteria.
e poi fare pressione sulle due sicure laterali di plastica che lo tengono bloccato. Ma attenzione, una volta rimosso andrà staccato il connettore del LED. Questo forse è uno dei momenti più rognosi dell'intera operazione e potete aiutarvi o con delle pinzette oppure, come ha fatto Rox, direttamente con le mani. Ora è il turno di altre 9 viti e prestate molta attenzione perché alcune sono nascoste in profondità. Tolto il retro della dock, ora dovrete staccare la base applicando una pressione dal basso verso l'alto. Va fatta scivolare poi una piccola protezione di plastica appoggiata sulla parte frontale. E per finire questa prima parte va rimosso sia il connettore del LED che il LED stesso. E ora prendiamo il NAS plate e mettiamoci all'opera seguendo tutti i passaggi inversi. Inserite prima il LED e poi il suo connettore, stando attenti al verso di inserimento. Rimettete poi la protezione e la base. E preparatevi per la parte più difficile, reinserire le due parti della scocca facendo passare attraverso i connettori del LED e della batteria. Anche in questo caso aiutatevi con delle pinzette se necessario. Ora riagganciate i due connettori al circuito stampato, ma prima di rimetterlo in posizione avvitate tutte le viti. Una volta sistemato nel suo vano, è giunto il momento di coprire tutto con la cover posteriore e riavvitare le ultime viti. Ricordatevi che quelle a copertura della zona del circuito stampato sono le più lunghe. Tocco finale, riagganciate lo sportellino e anche qui il gioco è fatto. Allora ragazzi, devo essere sincero, pensavo sarebbe stato molto più difficile montare queste due shell. In realtà si tratta di un processo più che altro lungo piuttosto che faticoso o complicato, e devo dire che il Pro Controller mi piace un sacco. I materiali sono buoni, il grip è leggermente diverso, è un po' più vellutato rispetto a quello del Pro Controller originale, e devo dire che però i materiali tutto sommato non sono niente male. Le giunzioni sono un po' scoperte, ci sono un po' più di spazietti rispetto alla versione originale, ma tutto sommato, ragazzi, per essere una cosa non ufficiale ci sta alla grandissima. E poi i colori, sono molto felice di averli scelti perché sono veramente fighi. Per gli amanti di Animal Crossing può essere un ottimo modo per spezzare un po' la monotonia. Non posso dire lo stesso della dock, perché sì, sicuramente spezza la monotonia e l'omaggio, l'idea dell'omaggio al NES è fighissimo, però purtroppo i colori sono un po' sballati, quindi come citazione letteraria ci prende non tantissimo, però l'idea mi piace, è intrigante. Comunque vi ricordo ragazzi che nessuna di queste due soluzioni è definitiva, e così come le avete messe le potete tranquillamente togliere. Vi lascio in descrizione tutti i link del caso per acquistare questi modelli o anche altre colorazioni e soprattutto anche altri tipi di shell. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma prima di salutarci vorrei ringraziare di persona Rox. Voi ragazzi nei commenti fatemi sapere che ne pensate di questo genere di video, se avete altre modifiche da suggerirmi e che vorreste vedere, soprattutto se voi avete qualche colorazione stramba applicata alla vostra Switch. Io sono il Poro Michele, personalizzato, ciao! Mentre il buon Rox primeggia
su Ultimate. No. Io l'ho fatto il Doria alla fine, l'ultimo. Ma poi l'abbiamo catturato. Jesus.